Buonasera a tutti, sono Ettore Ruggero, a nome di Actes Academy vi do il benvenuto a questo nostro nuovo webinar. Tra qualche minuto inizieremo la trasmissione con l'esperto di oggi. E prima di incominciare, e in attesa che i partecipanti si possano collegare, oggi siamo quasi 150, volevo assicurarmi che tutti voi e quanti si sono collegati ci ascoltino e ci possano guardare in modo chiaro. Ricordo che tutti quanti possono ascoltare, vedere il relatore, così come spero vediate me nella schermata video. E condividere le slide che il nostro relatore utilizzerà per il dialogo odierno. E, chi volesse intervenire nella seconda parte del webinar sarà possibile appunto fare domande o brevi interventi di chiarimento sui contenuti del webinar, potrà prenotarsi e chiedo di farlo quanto prima cliccando sulla manina che trovate sull'iconcina alla sinistra del pannello di controllo di GoToWebinar. Vi consiglio di mettere il pannello di controllo alla destra del vostro schermo e di poter mettere nella parte superiore dello schermo le icone sono mobili e si possono ingrandire e ridurre la parte video in modo tale che poi la gran parte dello spazio possa essere utilizzato per condividere le slide. Allora, se c'è qualcuno che poi ha qualche problema, ringrazio Giancarlo che dice che riceve chiara l'immagine, può dialogare con il sottoscritto utilizzando la chat, che è uno dei tool che trovate nella parte bassa del pannello di controllo, in modo tale che per qualunque cosa durante il webinar potrò esservi di supporto. Proviamo a vedere se qualcuno così è collegato e ci ascolta correttamente e ha compreso dove è collocata la manina e quindi chiedo a qualcuno appunto di provare a chiedere di intervenire in modo tale che ci salutiamo. Perfetto, non troppi, darò la parola a qualcuno di voi. Lucica Bianchi ha chiesto di intervenire, vediamo se funziona correttamente. Le do l'audio perché ogni volta che mi chiedete di intervenire, chiederete di intervenire, io avrò modo di riattivare l'audio, quindi sarà possibile sentirvi. Lucica Bianchi ci sente, ci ascolta correttamente? Vediamo Barbara Bizzocchi, vediamo se Barbara. Buongiorno a tutti. Sì, Lucica, ci senti e ci vedi correttamente? buongiorno a tutti. Grazie, perfetto. Ok, quindi vedo che molti hanno anche facile intuitivamente dov'è il tool per l'intervento. Vediamo se Barbara Bizzocchi ci ascolta e ci segue correttamente. Barbara, se vuoi puoi intervenire, hai l'audio Sì, aperto. sento. Sì, sto Bene, sentendo. ci vedi correttamente? Bene, sì, tutto bene. Benissimo. Ok, io do del tuo a tutti quanti per convenzione, l'abbiamo fatto un po' all'inizio di questo nostro Academy, tenendo conto che siamo tutti colleghi e quindi bene. Barbara, allora dopo, quando vorrai intervenire, potrai cliccare la manina e vediamo Antonio Giovanni Sanna, buonasera, ci sente e Sì, ci vede buonasera, correttamente? ci sono. Perfetto, ok, e facciamo qualche altra prova. Vediamo Giusy Scurvia. Giusy, buonasera. Sì, buonasera, un buon pomeriggio a tutti. Benissimo, ci vede e ci ascolta correttamente? Sì, tutto bene.
Bene, Perfetto, grazie. molto bene. Allora, dopo, buon webinar. Vediamo qualcun altro. Iride Pansera, vediamo se ci vede, ci ascolta correttamente. Iride, buonasera. Buonasera Maurizio, sì, vi ascolto, vi vedo benissimo. Bene, sono qui. Mi sentite voi? Perfetto. Sì, molto bene. Perfetto. Ok, quando vorrà intervenire o vuoi intervenire, potrai appunto alzare la manina e daremo la parola durante il dibattito. Vediamo Sonia Bernardini, non so se poi potrò dare a tutti la parola perché se tutti quanti chiederanno di intervenire non sarà possibile. Ok, tutto bene. Sonia Bernardini, ok, buonasera, Salve. perfetto, grazie. Lei da dove ci segue? Roma. Benissimo, ok, bene. E allora, con la capitale chiudiamo questo giro. Abbiamo visto che più o meno tutti ci seguono correttamente. E aspettiamo qualche altro minuto, ci sono ancora diverse persone che devono collegarsi. In modo tale da potervi presentare Maurizio Testa, che è il fondatore di Artes, che è il relatore di oggi sul tema progetti story living e club di prodotto esperienziale. Bene, buonasera a tutti per coloro che si fossero collegati in questo momento. Finora ho dato qualche istruzione, abbiamo verificato che tutto funzioni correttamente. Quindi ribadisco che tra un paio di minuti inizieremo questo nostro webinar e chiedo a quanti si sono collegati adesso di prendere confidenza con il pannello di controllo di GoToWebinar, che consiglio di lasciare, di ridurre alla destra del vostro schermo, di individuare la manina che è al lato del pannello di controllo che vi consente di chiedere di intervenire nella parte del dibattito che sarà nella seconda metà del webinar, e darò la parola in ordine di richiesta. E qualora aveste problemi o da segnalare qualcosa o anche qualche domanda urgente o esigenze particolari, potete dialogare con me utilizzando il pannello nella parte appunto della chat, indirizzando al sottoscritto come relatore la domanda o l'esigenza in modo tale da potervi rispondere quanto prima durante il webinar. Bene, buonasera a tutti, vedo che molti altri si sono collegati, stiamo tra qualche minuto incominciando questo nostro webinar. Perfetto, molti altri mi hanno scritto sulla righina delle domande. Saluto tutti, Fabio, Stefania, piuttosto che Riccardo, eccetera, eccetera. E quindi grazie dei vostri feedback. Siamo praticamente pronti allora per poter incominciare. A questo punto, direi di collegarci con Maurizio. Maurizio, buonasera. Ecco, buonasera, arrivo. Vediamo se mi vedete. Ecco, buonasera a Perfetto. tutti. E allora, mentre aspettiamo qualche ritardatario, vediamo se tutto quanto anche con Maurizio funziona correttamente. Mi sembra proprio di sì. E quindi do il benvenuto a Maurizio, che forse anche molti di voi conoscono. Tra l'altro, magari approfittiamo con questa parte perché, come voi sapete, il nostro webinar dura un'oretta. Noi faremo di tutto per stare nei tempi. Il tema risulta estremamente interessante. Molte, peraltro, le domande da parte vostra che ci sono arrivate con il format di adesione. Io proverei a prendere confidenza subito con
questo strumento che utilizzeremo nel corso del webinar, che è il sondaggio. Faremo due o tre sondaggi proprio per interagire e condividere alcuni contenuti insieme. E nel frattempo do il benvenuto a molti altri che si dovessero essere collegati nel giro di qualche secondo. Vediamo. Sì, le domande poi le facciamo dopo. Giussi, buonasera. La tua domanda è una di quelle, è uno dei leitmotiv su cui lavoreremo oggi, quindi grazie. E dicevo, i sondaggi, proviamo a fare un primo sondaggio, così anche ci conosciamo. Avete la possibilità di rispondere a questo sondaggio che adesso avvio, se vediamo chi di voi ha già partecipato ai nostri webinar, tenendo conto che quest'anno, nel 2018, ne abbiamo già fatti 8 e sono tutti stati dedicati o prevalentemente al grande tema dell'anno europeo del patrimonio culturale e quindi al tema dell'incoming che è strettamente legato alla fruizione del nostro patrimonio culturale in tutti i luoghi d'Italia, dalle grandi capitali del turismo nostro sino ai borghi più piccoli. Vedo che state rispondendo al sondaggio, siete in molti che non ci conoscete, quindi ci fa molto piacere. Adesso vedremo il risultato. Se qualcuno di voi completa il sondaggio, qualcun altro deve ancora rispondere. Era un modo per conoscerci e anche far conoscere a Maurizio gli oltre 140 partecipanti, come dicevo, che vengono un po' da mondi diversi, da chi si occupa del settore nell'ambito dei servizi al turismo, delle guide e accompagnatori turistici, piuttosto che tour operator e agenzie di viaggi, piuttosto che nel settore dell'accommodation e quindi di associazionismo e di enti pubblici. Quindi è un pubblico molto variegato. Chiudiamo il sondaggio e condividiamo il risultato del sondaggio. Vediamo che il 13% di voi ha già partecipato, un'altra percentuale, un 19%, lo farà anche prossimamente, ma quasi il 70% di voi è la prima volta che ha partecipato, quindi questo ci fa molto piacere. Quindi rinnovo il benvenuto a tutti quanti e a questo punto direi di iniziare perché siamo già alle 14:37 e quindi rinnovando il saluto a Maurizio, che ricordo essere il fondatore di Artes, del nostro progetto Artes, e ricordando a tutti che il tema su cui lavoreremo oggi, ci confronteremo, è progetti storytelling e di prodotto esperienziale, con l'obiettivo di capire come fare insieme rete nel territorio e dar vita ad un'offerta turistica professionale integrata e innovativa. Do la parola quindi a Maurizio per iniziare questo nostro dialogo. Saluto quanti si fossero messi in ascolto in questo momento e ricordo che poi nella seconda parte del nostro dialogo avremo modo di fare domande, di interagire con Maurizio. A noi fa molto piacere che ci sia tanta gente oggi, molti interessati a relazionarsi con noi e a lavorare insieme per creare un network di persone sempre più interessate all'incoming e a fare del turismo di qualità in Italia, con particolare riferimento alla proposta di turismo esperienziale, così come Artes oggi intende lavorare. E ricordo anche a Maurizio che alcune delle domande che sono emerse dai partecipanti sono il tema di come rilanciare il turismo nel territorio, il turismo e l'accoglienza nel territorio. Un'altra domanda sulla come si fa a fare rete sul territorio, un'altra ancora il mercato del turismo esperienziale, qual è in Italia che potenzialità ha,
E poi anche come questa figura che abbiamo lanciato come attesa dell'operatore di turismo esperienziale si inserisce anche dal punto di vista giuridico nel sistema turistico locale. So sicuramente che molte di queste domande troveranno risposta su, troveranno risposta nei temi che Maurizio inizierà ad affrontare, ma poi avremo modo di dialogare in modo molto interattivo, come dicevo. Quindi la parola a Maurizio e grazie a tutti di essere con noi. Ecco, allora grazie Ettore per questa bella introduzione e innanzitutto voglio ringraziare tutti coloro che stanno partecipando. Devo dire che sta succedendo qualcosa di incredibile perché abbiamo avuto 140 iscrizioni, che per noi è un record, trattandosi di un argomento molto di nicchia nel senso che coinvolgiamo operatori del settore e gente che si occupa di turismo in senso lato. Quindi grazie a tutti voi che state partecipando. Abbiamo un pubblico abbastanza variegato, per cui abbiamo pensato di dividere sostanzialmente in tre parti questa nostra presentazione e io farò il possibile per rimanere anche nei tempi. Una parte di riassunto generale per chi è la prima volta, come mi sembra, che partecipa, magari non conosce bene le cose che facciamo, magari non conosce bene il turismo esperienziale e il mercato. Quindi inquadreremo un po' la problematica di mercato, le evoluzioni a livello globale, a livello italiano, il contributo che Artes con il suo sistema, il suo progetto Artes vuole dare al sistema Italia e poi avremo una ultima parte con dei casi concreti che ci vedono coinvolti in varie regioni d'Italia. Oggi noi siamo presenti attivamente su una quindicina di regioni in Italia perché abbiamo creato una rete diffusa o con collaboratori stretti o con partnership con altre realtà con cui stiamo collaborando su vari progetti. Per cui alla fine avremo anche la possibilità di fare domande e risposte e comunque vi invito a inviare eventuali punti, sottolineature, eccetera. Ettore, come moderatore, ha proprio il compito di interrompermi qualora fosse necessario e qualora fosse utile inserire appunto dei commenti. Allora, io partirò e mi scuso fin d'ora se sarò molto veloce, per cui dirò cose che hanno, come dire, ogni cosa che diremo potrebbe essere discussa per una giornata, quindi è chiaro che in meno di un'ora, dobbiamo, come dire, sentire un ragionamento e avere poi materiale per rifletterci sopra, nel tempo e sicuramente noi tutti di Artes siamo disponibili in un secondo momento ad avere contatto diretto, sentirci e vedere come fare. Allora, partiamo dal mercato. Allora, dico cose veramente banali, banalissime, no? Il turismo è un mercato in grande aumento, è bene saperlo, no? Abbiamo 1 miliardo e 200 milioni di viaggi all'anno che diventeranno 1 miliardo e 8. Quindi abbiamo una crescita, diciamo, tendenziale tra il 4 e il 5%, il che vuol dire che chi investe, gli investitori, metteranno danari a livello mondiale, questo è un dato mondiale. Quindi il mercato del turismo è un mercato dove vale la pena di investire, anche perché il futuro, diciamo che la gente avrà sempre meno lavoro materiale, si andrà sempre di più sul lavoro immateriale, per cui tempo libero, viaggi, giochi, eccetera, saranno sempre in crescita e quindi il turismo sicuramente è un mercato che ha queste caratteristiche. In particolare, chiedo scusa, ho sbagliato. In particolare, il mercato del turismo esperienziale ha una crescita incredibile a livello mondiale ormai da diversi anni. Qui trovate una sorgente, The Rise of Experiential Travel. Vi invito a scaricare questo report di qualche anno fa, molto interessante, che introduce in modo, diciamo, a 360 gradi un tema che a livello appunto internazionale ormai è molto maturo, mentre in Italia siamo ancora un po' ai blocchi di partenza. Ecco, poi ricorderete molti di voi questo rapporto di TripAdvisor di qualche anno fa su un sondaggio di 60-70 mila persone a livello mondiale, dove emergono dei trend molto forti. Il 55% dei viaggiatori dichiara che desidera vivere esperienze uniche e interessanti. Attenzione che la parola unico ha un peso forte.
36% dei viaggiatori dichiara che desidera calarsi nella vita e nella cultura locale. Ecco quindi il concetto di local friend, ecco l'incontro con il locale, con la realtà genuina. Sentirsi, io sono a Milano, sentirsi milanese con i milanesi, sentirsi palermitano con i palermitani, sentirsi un pastore della Sardegna. Ecco, questo è un po' il trend che a livello internazionale porta ad avere grosso modo un 40%, diciamo, di domanda potenziale sul turismo esperienziale. Ecco, dobbiamo metterci d'accordo su cosa è il turismo esperienziale, perché come voi mi insegnate, la parola esperienza è una parola ambigua. La vita è un'esperienza, ogni attimo che noi viviamo è un'esperienza. E quindi che cosa è il turismo esperienziale, visto che da sempre il turismo è esperienziale? Ecco, cosa intendiamo? Intendiamo questa frase dove i turisti, ma potrebbero anche non essere turisti, potrebbero essere i dipendenti di un'azienda che vengono, cioè dove noi facciamo mettere le mani in pasta, ingaggiamo le persone, le coinvolgiamo secondo le loro passioni. Ecco, le persone diventano protagonisti, si sentono al centro. Ecco, che è tutt'altra cosa, non sto dando un giudizio di valore se è meglio o se è peggio, ma è un'altra cosa rispetto alla classica visita guidata, dove una bravissima guida ci spiega molte cose culturali e ci parla, dove 95% la guida ci parla e noi ascoltiamo e il 5%. Ecco, qui è ribaltato, siamo noi che parliamo, siamo noi turisti che siamo tirati fuori in modo maieutico da dei professionisti, appunto del turismo esperienziale, che ci fanno essere. Quindi qui siamo sul mondo dell'essere, non dell'avere. Ecco, quindi non sto qui a spiegare i motivi anche sociologici che portano a questo, perché sennò l'incontro diventerebbe lungo, ma c'è tutta una motivazione psicologica, sociale, culturale che sta portando a questo grosso cambiamento, che ha radice nel concetto comunque di relazione, di essere invece dell'avere. Quindi oggi le persone vogliono essere in relazione, sono in relazione, quindi sono. Ecco, allora se il 60% è un turismo di massa, io dico le solite cose, attenzione che qui stiamo semplificando veramente in modo estremo, bianco-nero, e un 40% è un turismo esperienziale dove invece bisogna seguire le passioni e i gusti. E quindi ognuno c'ha la sua passione, ognuno c'ha il suo gusto. Questo, da una parte, è un mercato che sta diminuendo, il che porta anche a delle minacce, perché così comincio ad anticipare un ragionamento sulla Regione Veneto. Poi parlerò di un bando che abbiamo vinto, di un progetto che stiamo facendo in Regione Veneto, e la Regione Veneto ha posto appunto un problema agli operatori per dire: abbiamo bisogno di nuovo prodotto di turismo per assecondare e non perdere l'opportunità di soddisfare una tipologia di clientela che ormai è emergente a livello mondiale. Voi sapete che la Regione Veneto è la regione con maggiori presenze in Italia. Ecco, questo oserei dire è più una logica difensiva che una logica, diciamo, di aumento di quota, perché se non facciamo questo cambiamento perderemo clienti, perderemo turisti, perché andranno da altre parti, come sta succedendo. La Spagna ha sorpassato l'Italia nella classifica mondiale del turismo. Noi eravamo al quarto posto, adesso siamo al quinto posto, e la Spagna è prima di noi. Considerate che la Spagna ha un PIL che è la metà dell'Italia e ha messo come strategia di sviluppo proprio il turismo esperienziale. Quindi adattare la nostra industria, o come dire, creare finalmente una vera industria del turismo, perché non è vero che tanto vengono qui i turisti, non è più sufficiente avere il bel paesaggio, le belle cose, il buon mangiare, bisogna avere dei prodotti più sofisticati, capaci di toccare le leve emozionali e più profonde dell'individuo. Ecco, quindi il marketing dell'esperienza, concetto che nasce nel 99 da due famosi scienziati dell'economia, Payne e Gilmore, oggi trova espressione anche nel mondo del turismo come in altri settori. Allora, se il turismo di massa diminuisce, aumenta un turismo che sembra un gioco di parole, è un turismo di massa di mercati. Perché? Perché nel turismo delle solite cose la segmentazione c'è della clientela, ma è abbastanza contenuta. Invece, quando andiamo nel turismo esperienziale, che vuol dire seguire i gusti, le opinioni, le percezioni, lo stile di vita, l'età, mille variabili, andiamo su una immensità di nicchie. E quindi si entra nella teoria della coda lunga,
di cui oggi non parlerò, che ci porta a imparare a dover costruire una ampia gamma di soluzioni facilmente adattabili alle situazioni che possono soddisfare in modo tailor o semi-sartoriale le varie esigenze che ci arrivano dal mercato. Il turismo esperienziale è quindi una risorsa per la destinazione, perché dà forza all'attrattività della destinazione che mette in evidenza il proprio specifico genius loci. Il genius loci, la vocazione di una destinazione, attirerà dei clienti, dei turisti, degli ospiti, piuttosto che altri. Quindi non possiamo pensare che una destinazione va bene per tutti i gusti. A parte le quattro famose che fanno il turismo in Italia, Venezia, Firenze, Roma e anche Milano, forse Napoli, ecco. Ecco. Allora anche le piccole realtà, le piccole destinazioni hanno molto da dire se inseguono i piccoli gruppi e uno slow tourism che consente di far apprezzare un ritmo più basso e non il turismo cartolina. Questo ci consente conseguentemente di allungare il periodo di permanenza. O per chi non è esperto del turismo, si chiama la presenza, no? Per cui gli arrivi sono 100, stanno 3 notti, sono 300 presenze. Allora, voi sapete che a Milano, a titolo di esempio, il visitatore medio, mettendo insieme il business traveler e il leisure traveler, sta un giorno, 2 giorni, 2 giorni e mezzo, insomma, dipende dal segmento. A Parigi ci sta 4-5 giorni. I business traveler a Parigi trovano servizi di accompagnamento per la famiglia, e quando dall'America vanno a Parigi molto spesso ci portano la famiglia, tanto il sabato e domenica poi hanno attività, eccetera. E non è solamente Disneyland il punto di attrazione, ma Parigi è come dire, un museo vivente, quindi possiamo fare molte attività. Quindi i servizi fanno la differenza. Ecco, una volta che si entra su questo tema dei servizi legati al turismo esperienziale, possiamo anche sperare di destagionalizzare, no? Oggi la stagione, diciamo, quando è ampia, dura 200 giorni, da aprile a settembre-ottobre. Ecco, è possibile pensare che si possa fare anche qualcosina in più, perché se non è il sole o se non è la passeggiata in montagna, la cultura, l'enogastronomia, l'incontro appunto con le persone può diventare fonte di animazione per tutto quel mondo di soggetti che avranno il tempo di viaggiare. Quindi sto pensando anche alla terza età, eccetera. E quindi, come dicevamo, questo apre delle enormi opportunità per le destinazioni minori, tanto è vero che ormai già da un paio d'anni si fa un grande sviluppo dei borghi italiani che sono meravigliosi, sono perfettamente adatti per questo tipo di turismo. Ecco, di quali destinazioni stiamo parlando? Ecco, la sottolineatura qui ci dice che l'Unione Europea è la prima destinazione turistica mondiale, ovvero il 51% degli arrivi vengono in Europa. Perché parliamo di Unione Europea? Perché per i cinesi, per esempio, e cominciamo a dire che i cinesi sono un mercato molto in crescita, e abbiamo due segmenti di cinesi, quelli basso spendenti, che noi definiamo il turismo locusta, e ovviamente non ci interessa molto perché questi ci distruggono le città e non spendono una lira, e il turismo invece di alta gamma, che è più sensibile a certe dinamiche tra, per esempio, quelle di cui stiamo parlando oggi. Quindi, per questi soggetti, Francoforte o Palermo è la stessa cosa. Anche noi, sì, sappiamo che c'è Pechino, sappiamo che c'è Shanghai, ma non so se tutti sapete dov'è Harbin, eccetera. Cioè, la Cina è un continente e noi sappiamo niente della Cina. Lo stesso, i cinesi sanno poco dell'Europa. E non dico che la stessa cosa vale anche per gli americani, ma certamente un viaggio nel nostro continente, sempre di più, per un certo target di persone, è un viaggio in giro per l'Europa. Quindi noi dobbiamo in qualche modo essere più attrattivi, motivare la gente a fare un giorno in più in Italia piuttosto che stare un giorno in più in Francia. Infatti, Spagna, Portogallo e Francia hanno fatto molto bene sul turismo esperienziale, come vi dicevo prima, e posso anche sottolineare che il concetto di industria del turismo da sempre è forte in Francia, che è la destinazione più importante al mondo. Parigi fa 3 volte il turismo di Roma e sembra impossibile. Cioè, Roma fa meno di Milano. Milano ha avuto un bel boom con
con l'Expo e lo sta mantenendo, e qui bisogna comunque dire bene ai nostri governanti, a tutte le associazioni, a tutte le realtà che ci hanno lavorato, perché si è fatto un ottimo lavoro. Ma capite che non è pensabile che Roma sia meno di Milano, cioè Roma è il centro, era il centro del mondo e lo è ancora da un punto di vista culturale, storico. Ecco, ma la gente non va a Roma, tanto vengono perché c'è il Papa, oppure tanto vengono in Italia perché l'Italia è bella, non è più sufficiente. E quindi ecco la necessità per attirare un turismo di maggior valore. Ecco, attenzione che poi il tema degli arrivi, bisognerebbe anche fare un discorso che adesso non imposto, ma accenno, sulla spesa degli arrivi, perché è chiaro che se vengono dei medio-basso spendenti, 100 che spendono, adesso invento, 100 euro al giorno, è ben diverso che se vengono 50 che spendono 400 euro al giorno. Allora, la vocazione di qualsiasi business è sempre di attirare un turismo di maggior valore, in modo anche da creare una sostenibilità, in particolare per i luoghi che sono overcrowded. Venezia, no? Ricordate il discorso del tornello? Ecco, io posso dire la mia opinione, che io personalmente metterei una tassa di 100 euro al giorno se si vuole entrare a Venezia, perché non c'è posto al mondo uguale a Venezia, quindi 100 euro al giorno sarebbe un'ottima cosa per diminuire, perché ti distruggono la città. Le Cinque Terre non sanno più che pesci pigliare, perché c'è troppa gente, ma c'è troppa gente che rende invivibile il luogo di villeggiatura, e quindi, che è meraviglioso, e quindi non è godibile da nessuno. Ecco, qui si aprono tanti ragionamenti, ma teniamo un po' questa cosa. Allora, serve comunque per avere un turismo di maggiore valore, ovvero un turismo che da un certo punto di vista possiamo dire anche di spesa, ma anche di relazione, di incontro, di profondità, di amicizia tra i popoli. Ecco, dobbiamo aumentare la professionalità, la qualità e la sicurezza dell'offerta esperienziale, cosa che nei paesi dove il turismo è una vera industria, è fatto in modo sistemico da sempre, al di là che sia esperienziale o non esperienziale. Per cui quando arriva il turismo esperienziale, l'Italia non è preferita, perché come ho detto in molti altri webinar, ed è un po' un ritornello, chiedo scusa a chi lo ha già sentito questo ragionamento, l'accusa che ci viene rivolta dagli esteri, dagli operatori del turismo estero, è che il turismo esperienziale in Italia è improvvisato, poco sicuro, caotico, non si sa bene cosa si compra, e quindi la grossa distribuzione fa fatica ad acquistarlo, preferisce andare in Francia o in Spagna o in Portogallo. Ecco, quindi bisogna puntare a marchi. Bene che ci siano appunto grossi marchi che stanno entrando nel turismo esperienziale. In Italia abbiamo la nascente Destination Italia, no? Sapete, ha preso Gartur, un'azienda di last minute e Banca Intesa, e molti altri soggetti, tutti finalmente stanno affacciandosi al turismo esperienziale, cercando di capire come proporlo al mercato. Allora, in questa dinamica, noi qualche anno fa abbiamo messo in pista un sistema che, come dire, noi siamo ed eravamo pochissima cosa, e ancora oggi siamo poca cosa, però l'idea è forte, vediamo che piace e che interessa, perché è una idea sistemica, ovvero abbiamo creato un format, un disciplinare di story living, Artes. Ricordo che Artes è un acronimo, vuol dire animazione relazionale per il turismo esperienziale. Poi sembra una cosa artistica, l'artigianato, quindi ci piaceva mettere questo nome. Ecco, le storie da vivere insieme, dove si capisce che si introduce anche una leva di relazione. Ecco, c'è un disciplinare molto strutturato, che però lascia ampio spazio di libertà nella gestione, però è uno scheletro che tiene in pista un prodotto per la costruzione ed erogazione di un prodotto esperienziale. Abbiamo creato la professione dell'operatore di turismo esperienziale, che poi abbiamo anche inserito in una associazione professionale che è stata accreditata dal Ministero secondo la legge 4/2013, e oggi anche con Ettore, che è un po' esperto di queste cose, il nostro moderatore, stiamo cercando di arrivare ad accreditare pian piano nelle varie regioni questa figura professionale, perché l'accreditamento nelle regioni vuol dire poi partecipare ai bandi, e i professionisti possono appunto gestire dei bandi, avere dei fondi, eccetera.
Il marchio di qualità Artesse diventa quindi un certificato, di per sé è già un club di prodotto, perché dà una forma a un prodotto. Al di là della tematica, quel prodotto è fatto in quel modo, quindi si caratterizza. Quindi è ovvio che non è che tutto il prodotto turistico deve essere fatto secondo il modello Artesse, però i professionisti sanno anche fare il prodotto col modello Artesse, che siccome ha una certa complessità, si presuppone che se sei capace di fare 100, poi sei capace di fare 70, 80, 60, come dire, fare anche prodotti molto più semplici, però partendo da una professionalità. Ecco, tutto questo impianto nasce e si esprime da un'idea forte che noi chiamiamo economia civile. Noi aderiamo, non siamo noi i generatori dell'economia civile, qui abbiamo dei famosi nomi. Luigino Bruni, Stefano Zamagni, ecco, ci sono dei bei professori universitari che hanno portato avanti questa idea che è abbastanza nota nel mondo del terzo settore, un po' meno nota nel mondo del business, e noi la stiamo portando come una idea nuova di economia che parte dal basso, dove si mette al centro la persona, si sviluppano rapporti di reciprocità e il profitto, nel caso nostro, non è una no profit, noi siamo una società benefit. Una SRL, società benefit, intendo come Artes SRL SB, quindi puntiamo al profitto che è finalizzato però alla creazione di valore sociale, in questo caso lo sviluppo del territorio, la creazione di occupazione e il valore indotto per tutto il territorio. Ecco, quindi il turismo esperienziale, cosa ha in più in Italia se noi fossimo capaci con la bacchetta magica di aver fatto tutti questi passi? Avremo sicuramente un punto di vantaggio competitivo rispetto all'estero, perché non c'è dubbio che la naturale empatia degli italiani è il punto che ci caratterizza, cioè lo stile di vita, il modo di essere italiani è veramente ben voluto da tutto il mondo. Quindi, però molto spesso siamo un po' disorganizzati. Ecco, allora se noi siamo capaci, saremo capaci di organizzare una formula professionale di turismo esperienziale, potremo portare a tutto il mondo questa relazione familiare ed empatica come leva di vantaggio distintivo. Ecco, chiaramente la portiamo offrendo al turista una gamma di esperienze sulle passioni che lui vuole condividere. Quindi noi abbiamo raccolto in otto, diciamo, tematiche principali, le passioni, dove ovviamente si trova un po' tutto quello che si può fare: l'artigianato, l'arte, la cultura, la storia, la natura, la gastronomia, la spiritualità e le emozioni. Qui si vede una storia dei baci a Milano, dove è un ottimo prodotto per chi fa le ricorrenze di matrimonio, eccetera. Allora, che cosa succede? Che ogni passione che ha radice nel territorio può diventare pretesto per una animazione. Qui le parole sono pesate, animazione vuol dire dare anima, creare relazione, creare emozione, che metta al centro il cosiddetto consumatore. Ecco, no? Questo nome in inglese si dice prosumer, il proactive consumer, ovvero il consumatore che acquista un prodotto di cui egli stesso è protagonista. Quindi lui produce il prodotto che compra. Non da solo, lo fa anche con altri. Ecco, questo tipo di situazione che si sta diffondendo non solo nel turismo, adesso per mancanza di tempo non vi faccio esempi, ma se venite al nostro corso avremo modo di discuterlo molto bene. Ecco, il consumatore si ritrova in quella passione, quindi è appassionato di gastronomia e gioca con i nostri operatori nella storia che viene preparata per loro. Quindi è chiaro che questo tipo di coinvolgimento introduce nel mercato del turismo degli attori che storicamente magari non c'erano. Oltre alle guide turistiche e agli accompagnatori, i sommelier, le cantine, i cuochi, i fotografi, gli archeologi, attori, gelatai, entomologi, ma dico cose che non sono messe lì a caso. Noi nei nostri corsi abbiamo avuto tutta questa gente, yoghi, ciclisti, artigiani, musicisti, quindi ogni cosa che può essere collegata col territorio e quindi essere qualcosa che solo lì poteva capitare, che dà uno specifico del territorio, diventa motivo di coinvolgimento professionale di nuove figure che possono incontrare appunto il turista esperienziale. Maurizio, giusto per completare anche una carrellata che hai fatto molto interessante, penso, sul mercato, puoi dirci quali oggi sono i gruppi internazionali più interessati a
al turismo esperienziale in Italia, anche a partire come dire, dai diversi contatti e rapporti che abbiamo iniziato ad avere. Allora, dunque, noi siamo partiti con una visione che questa è una formula che mette insieme cultura, tutte queste passioni, no? Appunto, quindi un mix, in una formula di education, entertainment, quindi intrattenimento, gioco, gamification, e quindi abbiamo pensato in primis al mercato anglofono e confermo che il mercato anglofono, quindi Nord America, Inghilterra, Australia, Nuova Zelanda e anche tutto il nord Europa va benissimo per questa roba, perché questa gente, pensiamo agli americani, questi lavorano tutto l'anno, hanno pochissimi giorni e vengono e non hanno proprio il problema di spendere i soldi. Oddio, non è che te li tirano dietro, però l'ultimo dei problemi è dire quanto costa. Il primo del problema è fare un'esperienza profonda e, come dire, ritrovare nelle nostre corde quello che forse manca nella loro corda. Vi accenno solo un caso che non siamo noi, quindi tanto per dire che non è cioè, ci sono diverse situazioni. C'è un tour operator americano che però vive in Toscana, li fa venire e li fa girare con le Ferrari e con la Vespa e incontrano chi fa il formaggio, chi fa il prosciutto, chi fa il vino, l'attore, eccetera. Cioè, li fa vivere una toscanità molto profonda, molto ben fatta e ha un successo incredibile. Durante l'inverno porta gli italiani in America, in casa dei turisti che sono venuti durante l'estate, perché l'italiano è diventato un amico. Allora, quando quello compra il formaggio, si fa spedire il formaggio dall'italiano, non è più un formaggio, ma è il formaggio di Giovanni. Capite che comprare l'americano che compra il formaggio di Giovanni ha un valore enorme. Quindi confermo, vi do conferma che il mondo anglofono in primis va benissimo. Ecco, poi c'è una problematica di come si arriva al mercato anglofono e qui diventa lunga, ma certamente il mercato ha questa infinità di consulenti di viaggio che bisogna in qualche modo avvicinarsi delle varie reti e quindi c'è una tematica di accreditarsi verso queste filiere. Bene. L'altro mercato che invece non sapevamo e su cui stiamo lavorando. E stiamo già, non dico che siamo partiti, ma ci stiamo lavorando, non siamo distanti a partire, è il mercato cinese. Per motivi sociologici completamente diversi, i cinesi adorano le storie, adorano i giochi di ruolo, adorano giocare, vivere, vestirsi, fare cose, eccetera. Quindi abbiamo diversi che ci stanno un po' inseguendo. Quindi direi che abbiamo già stipulato dei contratti in particolare abbiamo la fortuna anche di avere un corrispondente in Cina, per cui diciamo, abbiamo delle buone aspettative con il mercato cinese. Altri mercati vanno bene, ma per nicchie. Ecco, perché diciamo che il mercato tedesco, che in Italia è molto importante, bisogna trovare, ecco, è in evoluzione, è un po' più attento a spendere poco, eccetera. Ecco, non so se ho speso, se ho risposto bene alla domanda. Ottimo, grazie. Io prima di passare, poi magari l'anno prossimo c'era in animo di fare un focus proprio su queste problematiche di mercato e di come gestire l'incoming dell'esperienziale in Italia, anche facendo rete con tanti nostri amici in Italia. Prima di entrare nel vivo della dinamica narrativa di una storia artes, io avvierei questo sondaggio, così vediamo anche di capire tutti quanti i nostri interlocutori se sono interessati a realizzare proposte di turismo esperienziale nel loro territorio, utilizzando appunto il loro territorio come palcoscenico di queste performance, di queste iniziative. Chiedo molto velocemente di rispondere a questa domanda, che poi Maurizio potrà commentare come ritiene, e quindi poi vedremo di capire qual è lo specifico e la metodologia anche Artes di costruzione di prodotti di turismo esperienziale. Sollecito alla risposta del sondaggio, quanti ancora possono anche quanti ancora non l'hanno ancora fatto, ovviamente cliccando su una delle voci qui indicate. Bene, purtroppo dobbiamo chiudere, ancora qualcun altro chiude il sondaggio, ma già si delinea
una situazione interessante, condividiamo insieme i risultati. Quasi la metà di voi già lo fa e quindi sarà molto importante, se a chi piace, poter interagire. Sì, mi piacerebbe, ma non ho le competenze, quasi un 20%, mi piacerebbe, ma non so da dove iniziare. Quindi c'è una metà che già lo fa, un'altra metà che lo vorrebbe fare. A te Maurizio la ripresa del dialogo, magari anche commentando questa sì, interessante ecco, vado via veloce perché appunto questa parte di per sé è introduttiva, ma non vorrei soffermarmi troppo. Ecco, allora il tema se voglio portare il tour operator americano a mandare la gente in Italia, siccome siamo un po' in ritardo rispetto alle dinamiche di mercato, io devo dargli, scusate, che è successo qualche cosa. Riprendi la slide. Ecco. Devo dargli qualche innovazione. Quindi noi abbiamo identificato nella modalità dello story living una innovazione che crea intrigo, che crea interesse, che crea motivo per cui, ah, caspita, ma loro in Italia fanno delle cose molto carine, è inutile che io lo mando a mangiare il formaggio francese, lo mando anche in Italia, perché alla fine quel turista esperienziale oggi lo mandano in Francia o lo mandano in Spagna, non viene in Italia. Quelli che vengono in Italia sono quelli un po' fai da te, diciamo, al giorno d'oggi, che magari la cosa improvvisata gli va anche bene. Ecco, quindi passiamo dal concetto di itinerario a un concetto di storia da vivere insieme. Lui si immerge in una storia molto leggera, ma leggerissima. Però questo ti consente di entrare in quello che i teorici chiamano la transnarrativa, ovvero è un po' come tornare bambini. Facciamo che io sono il cavaliere, facciamo che io sono lo studente di psicologia o lo studente di archeologia. Ecco, quindi questo dello story living diventa un nuovo genere di intrattenimento. È proprio un genere, non c'era. È una cosa nuova, è nuovissima nel panorama, costruita con pensiero che già c'era, quindi unendo i famosi puntini, perché se voi prendete appunto i vari universitari che di questo si occupano, come dire, gli ingredienti c'erano tutti e noi abbiamo messi insieme in un sistema. Allora, intanto il tema della storia è vecchio di migliaia di anni, non c'è niente di nuovo. Ogni storia, anche dello storytelling te lo insegnano, parte da un problema che spinge l'azione. No, Cappuccetto Rosso, la nonna sta male, bisogna portargli da mangiare, che è l'impresa. La nonna sta male, impresa da compiere e portargli da mangiare. Poi succede di tutto, alla fine però ce la fanno, celebrazione, festa. Adesso un po' semplificato, in realtà i componenti sono 9 che non sto qui a descrivere, però tutte le storie e il test sono così, c'è un problema da risolvere, un'impresa da compiere, siccome l'impresa verrà compiuta, alla fine si fa festa e quindi si capisce che quasi sempre si va proprio a mangiare, si fa festa, brindisi, dolci, cena, pranzo, degustazione, eccetera. Quindi in quasi ogni storia c'è da mangiare e si finisce a tarallucci e vino. In una storia che abbiamo a Matera si finisce veramente a tarallucci e vino, letteralmente. Ecco, il turista ha un ruolo di protagonista. Quindi diventa il cavaliere, a Matera appunto fanno la sommossa di popolo, lui fa il popolo che fa la sommossa, eccetera. I 4 ingredienti, la storia poteva venire solo in quel luogo, essere lì, quindi non posso fare una cosa che potevo fare anche in un'altra città. La mia storia, attenzione che la parola storia, anche questa in italiano, è ambigua, perché in inglese ci sono due parole, history, fatto storico, e story, la novella, il racconto, no? La fiction. Allora la storia, nel caso nostro, vuol dire o uno o l'altro, o un fatto storico, ma comunque anche un fatto recente. Quindi la storia è l'incapsulamento narrativo. Però quella roba lì, per come è fatta, solo qui poteva capitare. Se non ha questa caratteristica, non può diventare un prodotto Artes. Ecco, intrattenimento, quindi ci sono degli esperti, in questo caso l'operatore esperienziale, ma o altra gente che lui coinvolge, ma in primis deve essere lui l'esperto, perché non può delegare la passione a un altro, perché la passione rende amici, costruisce l'amicizia, la relazione. Quindi, siccome è lui che guida, che mette insieme le persone, lui porta una expertise con cui condivide appunto la passione con gli altri. Poi magari non se ne intende di cucina, allora prenderà un cuoco.
Ecco, provare a sperimentare il percorso prevede prove, sperimentazioni, degustazioni, quindi la degustazione ovvio in caso di che si mangi, ma prove, sperimentazioni nel caso che si faccia dell'altro. E alla fine bisogna imparare a fare qualcosa, ma non è che io te lo dico, te l'ho detto, l'hai imparato, no, ti dico come farlo e lo fai. Quindi lui torna a casa che ha imparato a fare un piatto di spaghetti alle cozze, ha imparato a fare il liuto, ha imparato a fare. A battere il tufo come un tufarolo di Matera, eccetera. Quindi lui si è immerso e ha fatto queste cose. Queste quattro condizioni sono imprescindibili in un prodotto fatto secondo questo disciplinare. Poi ci sono sei caratteristiche, che vado anche qua molto veloce, che sono ricche di contenuto, ovvero il disciplinare fa sì che quando si costruisce il prodotto, per ciascuna di queste caratteristiche si dica perché, per cosa e per come. Quindi la storia è esclusiva perché la storia è autentica. Stiamo vivendo un momento te, sì, quello lì è veramente un contadino. È familiare, è il clima, eccetera. Perché è familiare? No, ma dice, ma c'è la nonna che mi insegna a fare quella torta. Personalizzabile, come vi dicevo, nel turismo esperienziale non puoi fare prodotti monolitici, ma ogni prodotto è un semilavorato. Se non hai una struttura fatta per essere personalizzabile, tu non riesci a reagire al booking quando ti chiamano e ti dicono: guarda, che sì, mi piace tutto, ma vorrei una piccola modifica, e gli devi dare la modifica e il prezzo nel giro di un'ora, 2 ore. Quindi devi avere un prodotto costruito a Lego, devi sapere i livelli di personalizzabilità che sono più cose, meno cose, quali cose, più tempo, meno tempo, più persone, meno persone. Ecco, tutte queste cose vanno gestite in tempo quasi reale. Quindi il prodotto deve essere costruito a monte in questo modo. Ecco, quando poi diciamo che il prodotto è memorabile, non è marketing, non è una frase buttata lì, c'è dietro un lavoro dietro la memorabilità, perché c'è la memorabilità tangibile, intangibile, eccetera. Unico e irripetibile. Ecco, allora, ogni parola ha dietro una costruzione, quindi è tutto genuino, autentico, ma c'è una costruzione perché è un prodotto sofisticato e deve garantire quello che promette. Supposto che io lo abbia venduto alla persona giusta, perché è chiaro che se io vendo a uno che non gli interessa niente, di cucina, una esperienza di cucina, per lui non sarà mai memorabile, unica e ripetibile, sarà una noia. Quindi è chiaro a questo punto che o ho un sistema di self-service per cui il cliente sceglie lui, o c'è una consulenza che propone al turista il prodotto adatto per il suo contesto, personale. Ecco, anche la curva della relazione ha una sua dinamica e una sua costruzione. Anche qui adesso è solamente per dargli questo messaggio, non sto a commentare i singoli punti. Diciamo che a un certo punto c'è un culmine e il culmine va un po' costruito, ecco, non è che si lascia lì al caso. Quindi anche qui il momento di incontro, il momento di familiarità, di immersione nel gioco, di identificazione, di emersione, di distanziazione, e anche di trasformazione che avviene dopo quando se ne tornano a casa, sono tutte cose che vanno comprese, progettate e codificate prima di mettersi. A quel punto l'operatore di turismo esperienziale ha un binario, lui si mette su quel binario e se ha delle caratteristiche empatiche, eccetera, che non possono mancare, lui va tranquillo. Noi abbiamo visto persone che non avremmo dato 5 lire fare dei prodotti, erogarli con enorme soddisfazione, quindi mantenendo la promessa. Ecco, adesso questo ragionamento, cerco di farlo veloce e questo potrebbe aprire altre discussioni per un giorno. Allora, è chiaro che io devo creare delle attrazioni esperienziali. Io in questa slide faccio vedere lo specifico di questa esperienza, quindi non sto pensando al pernotto, al viaggio, sto pensando a un'esperienza che dura qualche ora di una giornata, in una giornata, e uno ne può fare anche diverse, in diverse giornate. Quali sono i tagli di prezzo? Da 10 a 60 euro, da 70 a 200, maggiori di 200 a persona. Tra 10 e 60 a 10 euro c'hai le comitive con la guida, che ti fa la cosa solita. Oppure a 70 euro hai l'Airbnb, l'esperienza Airbnb, che più di 70 euro non va, perché non te la comprano. Quindi il top, vi dico subito, il top per un acquisto online va sui 70 euro, dopodiché si fa un po' fatica. Ecco, vediamo un pochettino. Questa segmentazione sul prezzo, e non ho parlato di contenuti, ma solo di taglio di prezzo, quindi bisogna evidentemente vedere che cosa è contenuto in questi soldi.
Ecco, allora, più siamo bassi, più dovremo andare con l'e-commerce, e ci sono tutta una serie di portali che anche voi conoscete. Più vado in alto, più ho bisogno di consulenza, perché un prodotto che mi costa 200 euro a persona, ma anche 300, anche 400 euro a persona, dipende quello che fai. Dipende se c'è un gruppo da 8 persone o se è un privato per 2 persone, chiaramente, no? Ecco, questo ha bisogno di consulenza, cioè io devo fare una cosa su misura. Il top è il wedding planner che fa un viaggio per qualcuno e quindi chiaramente il viaggio è per 2 persone e per essere memorabile, unico e ripetibile, spesso sono solo loro due, quindi in quel viaggio lì non vadano neanche a spese. Ecco, poi più sono basso, se compro online, standard, non è che posso modificarlo, quello è e quello compri. Se invece vado in alto, te lo faccio su misura, tailor made, come si suol dire. In basso ho il free sale, ovvero te lo posso comprare fino a 2 ore prima, e sopra invece sono palinsesti abbastanza complessi, vanno organizzati per tempo, quindi me lo compri su richiesta. Diciamo che sotto a 10-20 euro, ecco, andiamo dalla nonna Peppina, andiamo a fare le tagliatelle, va bene improvvisare, qualsiasi cosa va bene. Però questo non è accettato, più vado in alto su un prodotto di valore. Su un prodotto di valore voglio professionalità garantita e sicurezza che non trovo perché il local friend, no, che trovo in diversi online tour agency, diciamo lui improvvisa, è una pura improvvisazione e molto spesso è anche abusivo. Ecco, su questo si apre un tema. Poi non stiamo qui a parlare sugli altri fattori di differenziazione e di segmentazione, l'età, gli interessi, lo stile di vita, la provenienza, il gruppo sociale, i gruppi, l'individuale. Questo mi serve solo per dire che oggi fare turismo e venderlo è veramente difficile. C'è da dire che però il mercato aumenta e quindi si possono mettere prodotti, però è chiaro che se sono prodotti un po' da bazar, devono costare poco, insomma, come quando si va appunto in un bazar, costa poco e tiro su quello che trovo. Se invece voglio la perla è messa in esposizione su un vassoio con i fari e quindi se noi facciamo delle perle dobbiamo anche farci un marketing adeguato. Maurizio, prima di passare al destination marketing, salvo chiederti di posizionare meglio la tua telecamera perché si vede solo una metà del tuo viso, facciamo un sondaggio per capire un pochino quali sono le difficoltà per avviare e potenziare eventi esperienziali nel territorio, perché adesso parleremo anche con te proprio del destination management e in particolare, seppur il tempo sta scorrendo velocissimamente, di un'esperienza quale quella in Veneto, che si è ormai avviata. Chiedo di intervenire, è possibile anche selezionare più di una risposta come è indicato, quindi vi chiedo velocemente di votare in modo tale che in base alle risposte anche poi Maurizio può interagire al meglio. Ricordo, siccome già ci sono delle persone che hanno chiesto di intervenire e purtroppo non possiamo dare spazio a tantissimi interventi, chiedo a qualcun altro che voglia farlo di potersi prenotare cliccando la manina al lato sinistro del pannello di controllo, in modo tale che poi in ordine di apparizione potrò dare la parola. Quindi vi chiedo di incominciare a prenotarvi con domande o anche con brevi interventi facendo riferimento anche a qualcosa che mi avete scritto nelle domande. Ok, chiudo il sondaggio, anche se manca qualcun altro, così lo condividiamo insieme e poi a te Maurizio la parola. Ecco, i risultati, spicca la difficoltà a collaborare e fare rete nel territorio, che peraltro è una domanda di più di una persona in fase di avvio del webinar, poca promozione turistica un 30%, 30% insieme allo scarso interesse delle istituzioni che ha un 2 punti percentuali in più, mancano le competenze un 42%, altro 4%. A te Maurizio, grazie. Bene, grazie. Adesso mi vedete bene? Perché io non vedo come, non mi vedo, per cui non so. Ettore, mi vedete bene adesso? Ettore? Vai, puoi proseguire, grazie. Ok, allora, destination marketing. Quindi abbiamo detto, ok, mercato c'è, l'Italia deve giocare un ruolo sistemico perché se ognuno fa per conto suo non si va da nessuna parte, questo è un fatto fondamentale da capire.
che però è difficile, quindi ecco il tema del far rete. Quindi il ruolo del marketing è sempre più importante, in particolare il destination marketing. Allora, è chiaro che il destination marketing è fatto o da specialisti, ma comunque da qualcuno che deve ancorarsi col territorio, perché sì, può venire un facilitatore che ti aiuta da fuori, ma il territorio deve tirar fuori le proprie tematismi, i formati di prodotto, magari anche affidandosi dai format tipo il nostro o anche simili. Ecco, bisogna capire qual è il target, perché in certi posti ci va quel target, un altro target non ci andrebbe mai. Quindi ci va uno studio di mercato fatto da professionisti. Ecco, il prezzo, ma che prezzo è che possiamo fare se uno viene qui a fare queste cose? Tanto più siamo unici e tanto più il prezzo può salire. Con quali canali di vendita? Che comunicazione faremo? Cosa diremo al mercato? E come arriveremo al mercato? Direttamente, indirettamente, eccetera. Ecco, questo qui, diciamo, richiede tanti investimenti. Ora, qual è il problema? Che c'è un problema che gli investimenti, se ciascun tour operator li vuole fare da solo, va poco distante. Se ciascun agriturismo li vuole fare da solo, dov'è che va? Quindi, ecco che noi abbiamo visto, questo lo dico non come riflessione ex ante, ma ex post. Ci siamo accorti che l'impostazione dello story living è naturalmente una facilitazione a fare rete. Perché? Perché tu, per due motivi, in una storia tu metti insieme degli attori, tutte le nostre storie hanno sempre 4, 5, 6 fornitori, il ristoratore, questo, l'attore, l'artigiano, la cantina, perché tu di fatto vivi un frammento di vita. Ecco, quindi gli attori sono messi insieme con naturalezza perché è la storia che li mette insieme, è lo story living che li mette insieme. Quindi questo crea desiderio, voglia che spesso invece manca nel territorio, dove tutti quanti si guardano un po', come si dice, con sospetto perché tutti temono che l'altro sia un concorrente e quindi fanno la fine dei due famosi polli di Capponi, dei Promessi Sposi. Ognuno pensava che l'altro lo fregasse, invece noi dobbiamo sviluppare logiche collaborative perché così possiamo fare economie di scala. Ecco, allora il club di prodotto, ripeto, può essere di per sé solo un formato, quindi lo story living di Artes, ma potremmo anche pensare a altre formule, cioè non è che c'è solo l'Artes. Al momento è l'unico disciplinare riconosciuto, però ci sono anche altri sistemi più semplici magari. Ancora non hanno una professionalità riconosciuta, ma dobbiamo portarli a livello professionale e fare sistema. A questo punto, se condividiamo una strategia comune, in una logica di club di prodotto, appunto, possiamo fare economie di scala su investimenti che altrimenti sarebbero improponibili per ciascuno. Ecco allora, parleremo fra un attimo del progetto che si chiama, guarda, proprio Story Living. Finanziato dalla Regione Veneto, dove metteremo insieme due club di prodotto, un club di prodotto che sono agriturismi e un club di prodotto che sono dei musei. Gli agriturismi sono scelti con dei partner, quindi Confagricoltura, Agritourist, con cui abbiamo selezionato degli agriturismi di gamma molto alta, ma non tanto alta solo per aspetti di prezzo, ma per aspetti di valore, di valore intrinseco. Secolari, se non millenari, dedicati all'agricoltura in modo vero e moderno, quindi non per finta, e tre, dedicati al turismo. È chiaro che questi agriturismi, che nel Veneto sono storici perché fanno parte del reticolato romano e successivamente anche del reticolato veneziano, patrizio veneziano, questi agriturismi, se non li prende ciascuno di per sé, potrebbero essere in concorrenza perché fanno più o meno le stesse cose. Cos'è che li consente di mettersi insieme? Le storie, perché ognuno ha la sua storia. Lì ha vissuto Carlo Goldoni, dall'altra parte andava un'altra persona famosa. Cioè, ogni posto che in questo caso, da un punto di vista storico, ma potremmo anche dire che magari uno ha inventato una cosa nuova sull'agricoltura, allora la gente va lì per vederlo. Cioè, diventano delle attrazioni e proposte in una brochure integrata, appunto, club di prodotto. Che in quel caso abbiamo chiamato ville, barchesse, antiche boarie, che è proprio la gerarchia storica di come era costituito il tessuto del territorio. Ecco, questi posti possono diventare fruibili da tour in bicicletta di gente che in giornata ne fa più di uno, oppure percorsi dove il turista può ogni giorno cambiare e vivere esperienze diverse, pur essendo in territori simili, dove si fa vino, dove si fa agricoltura, eccetera. Ecco,
Ecco, spero che questo sia passato. Stessa cosa con i musei, stessa cosa con le cantine, cioè noi possiamo mettere insieme delle fruizioni esperienziali forti, di alta gamma, dove ciascuna entità che vi fa parte ha una sua specificità, perché la storia racconta di sé, non solo di quello che fai. Quindi queste storie diventano attrazioni. È quasi che uno, ecco, non vorrei essere frainteso, non è teatro. Non c'è niente di teatrale, però è come andare al cinema, uno stacca il biglietto e dice io il mercoledì si va lì perché lì c'è lo spettacolo, attenzione, spettacolo che faccio io turista, quindi questo è il gioco, no? Ecco, attenzione che servono persone speciali, cioè non tutti vanno bene per fare questo mestiere, perché qui abbiamo detto che lo story living mette insieme in relazione più profonda gli esseri umani. Quindi la gente si aspetta di arrivare a un livello più intimo, più dell'anima. Ecco, quindi è molto importante capire questo. Un introverso questo mestiere non lo può fare. Magari può fare l'amministrativo, ma non può fare questa cosa. Le persone speciali cominciano dall'operatore di turismo esperienziale, una persona dotata di particolare empatia che è capace di creare, organizzare, erogare un prodotto con un ruolo di animazione e coordinamento di tre componenti distinte, ovvero quello che si fa lungo uno storyboard che viene costruito. Le persone che si incontrano fanno parte del prodotto, quindi le persone sono il prodotto e ovviamente il turista è il protagonista e quindi egli stesso è il produttore del prodotto che ha acquistato. Quindi stiamo parlando di un nuovo genere di attrazione e di una nuova formula di intrattenimento culturale, multitematico, sto riassumendo adesso, sperimentazioni, educativo, si gioca, ci si diverte, ingaggiati da protagonisti. Ecco, a questo punto. Un po' di corsa, volevamo farvi degli esempi perché fino a qui siamo stati sul teorico, già qualche esempio piccolo l'ho fatto. Ecco, questo progetto che ha proprio questo titolo, progetto Story Living Regione Veneto, vedete che è fatto con un gruppo di collaboratori e partner molto importante. Quindi Agenfor, che è un ente di formazione accreditato, che è richiesto dal bando, la Regione Veneto, che ci mette i soldi e ci ha messo la visione, perché quello che il bando scritto dalla Regione Veneto combaciava perfettamente con la nostra strategia, per cui non abbiamo avuto difficoltà né a fare il progetto e grazie a Dio neanche ad avercelo approvato. Ecco, in questo caso abbiamo fatto alleanza con Confagricoltura, in particolare con Agriturist, e sul lato dei musei con Turismo e Cultura, e con l'Università di Padova che ha una realtà, uno spin-off che si chiama Sherpa, che si occupa proprio di fare rete nel territorio, perché bisogna avere questi agenti del cambiamento. Per cui, ecco, con Sherpa riusciamo a mettere insieme una miriade di contatti che ci consentono di trovare i destinatari di questo progetto, di cui già qualcosina vi ho detto. Chiedo se per caso è collegato Massimo Cappello. Perché Massimo, io non lo so se c'è, tu Ettore, vedi se c'è Massimo Cappello collegato? No, Non al lo momento vedi. no. Perché... Tra l'altro, siccome siamo già fuori del tempo, io chiedo cortesemente a tutti quanti di poter rimanere ancora, visto l'estremo interesse della chiacchierata che stiamo facendo e poi le molte domande che anche ci sono, di poter prolungare di altri 15 minuti. Ecco, Quindi io comunque vado via chiedo. veloce perché siamo partiti un 10 minuti in ritardo, come è normale che sia, Bene. e io ho ancora qualche slide indietro. Allora. Cappello non c'è. Ok, vado avanti. Allora, il progetto Story Living segue un processo cosiddetto end-to-end, cioè cominciamo con i due club di prodotto tematici, quindi questa è l'idea di base su cui aggreghiamo interesse. E coinvolgiamo i destinatari con cui faremo il prodotto. Ecco, con l'Università di Padova, cioè noi possiamo anche fare un prodotto bellissimo, ma se poi non troviamo a chi venderlo, non ci serve a niente. Quindi abbiamo l'Università di Padova con i suoi specialisti, diverse persone molto specializzate, che faremo in modo che offerta e domande, che avete visto, no? Che sono di nicchia, molto piccole, molte domande. Queste domande devono un po' combaciare, quindi tramite quali canali, ecco, in modo che una volta che il progetto sarà finito ci sia una buona chance che comincino le vendite e quindi si crei sviluppo per il territorio. Ecco, la generazione dell'offerta la faremo coinvolgendo i partecipanti in un processo bottom-up, quindi è vero che abbiamo
qualcuno che ci dice a chi venderemo, ma il prodotto è fatto dal basso, perché dobbiamo farlo con quella logica familiare, cioè non può essere un prodotto di plastica artificiale, le persone sono persone vere. Ecco, questo lo si fa con dei metodi derivati dall'art of hosting, che non so se qualcuno di voi conosce, WordCafé, eccetera, con cui cerchiamo di, seguendo appunto un binario, un metodo, di cavar fuori dalla gente quello che si può fare e creiamo la cosiddetta intelligenza collettiva. Ecco, quindi formiamo gli operatori per il turismo esperienziale sugli aspetti hard e soft, quindi di metodo, di processo, ma anche di relazione, e abbiamo un'attività fatta con laboratori di gruppo per la messa a punto dei prodotti esperienziali. Quindi si fa un beta testing dei prodotti, il beta testing vuol dire che si fa una rappresentazione in modalità controllata e il collaudo vuol dire venderlo a, come dire, sotto costo. Venderlo per vedere che effetto fa e per la messa a punto. C'è tutto un lavoro di comunicazione e promozione, quindi sia il sito web, il digital marketing, le app, eccetera. E alla fine di questo percorso, che partirà a fine settembre e si concluderà a ottobre 2019, in concomitanza con il TTG di Rimini, avremo un evento educational dove porteremo appunto bias internazionali secondo le strategie di mercato che avremo identificato nel frattempo. Quindi vedete che è un progetto proprio chiave in mano. Quindi qui prendiamo un territorio, rispetto ad alcune tematiche, in questo caso la Regione Veneto, un paio di tematiche importanti e diventerà un caso interessante perché le risorse della Regione Veneto vanno a finanziare tutti gli aspetti di costo per portare sul mercato e spingere e promuovere appunto una innovazione. Se non ho capito bene, Maurizio, tu stai dicendo che ovviamente siamo in grado, laddove in altre regioni ci sono analoghe opportunità, bandi, di poter realizzare esperienze simili che consentano a tanti che sono interessati di cimentarsi in questo processo. Sì, io poi darò la parola a oso dire un amico perché ci siamo conosciuti recentemente, anzi quasi quasi farei subito, a Giovanni Sanna, Sardegna, con cui ancora non abbiamo fatto niente insieme, ma ci siamo ritrovati, mi sembra, in una prospettiva di questo tipo, ovvero Giovanni ha già un progetto, Giovanni se ci sei, Ettore se puoi dare voce a Giovanni. Io chiederei a Giovanni che dica un attimino quello che lui sta facendo in Sardegna e come ha intuito che potremo collaborare con questa nostra metodologia per dare fiato e forza al progetto che lui sta facendo con un'associazione e con un GAL in provincia di Alghero Nuoro, mi sembra più o meno. Sì, era collegato, adesso vediamo un pochino. Ecco, Giovanni, Giovanni, se ci sei, batti un colpo. dovrebbe poter parlare. Giovanni, buonasera. Sì, eccomi, ci sono, ci sono. Mi Molto sentite? sintetico perché poi abbiamo diversi interventi. Ciao. Sì, allora il progetto riguarda il GAL Logudoro-Goceano che si trova in provincia di Sassari. Lavoreremo sui club di prodotto. Ovviamente, i club di prodotto sono ancora da individuare. Abbiamo pensato a 3-5 club di prodotto. Stiamo parlando di turismo rurale sostenibile e pensiamo che il progetto Artes possa consentirci di recuperare ancora un po' di tempo, nel senso che esistono già i disciplinari, esiste un modello replicabile e quindi quello che io mi auguro a breve di riuscire a chiudere una collaborazione anche qui in Sardegna, dove tra l'altro in questo momento la stessa regione sta portando avanti un progetto strategico per il turismo che ovviamente non riguarda solo il turismo marino balneare del quale la Sardegna poi offre e gode di numeri importanti, ma si diceva prima il discorso della destagionalizzazione. Ecco, noi vorremmo lavorare per stagioni. E quindi probabilmente il turismo esperienziale ci consentirà di fare questo. Poi penso anche che avvicinare le persone serva anche per umanizzare il rapporto e quindi creare quell'empatia fra turista che non deve sentirsi un portafoglio da svuotare, ma
una persona che vive in maniera autentica tutto quello che, tra l'altro, per quello che riguarda la Sardegna, c'è un sistema valoriale e di natura particolarmente interessante. Grazie, grazie mille Giovanni, grazie veramente per la tua testimonianza e speriamo di poter iniziare un bel rapporto. Prima di passare la parola a un altro paio di interventi, vorrei fare un esempio di come molto spesso i problemi li facciamo noi. Questa fotografia che vedete è una mail che mi è arrivata oggi da questo sito, che si vede che mi ha messo nella sua mailing list, ricerca di TripAdvisor, metà degli albergatori vede la sharing economy come una minaccia. Ora, vorrei dimostrarvi che noi dobbiamo aprire la mente, perché se noi ragioniamo così non andremo da nessuna parte. Ora, è chiaro che se uno continua a fare la stessa cosa che faceva prima, potrebbe avere timore che le camere degli Airbnb gli portano via dei posti, ma il punto non è questo, il punto è evolvere e fare cose nuove. Allora vorrei, ma proprio brevemente, raccontarvi che cosa ha fatto il gestore di questo albergo, che come vedete non è un albergo storico, non è un albergo particolarmente di lusso, sta a Sondrio, l'albergo Europa, si mangia benissimo. Ed è un albergo che durante la settimana ospita business traveler che vanno a Sondrio per aspetti business o diciamo amministrativi. Durante il weekend lui ambisce di avere dei turisti. Allora ha fatto il nostro corso, la città di Sondrio, il comune ci ha invitato a fare il nostro percorso, abbiamo fatto il corso base, c'era un bel gruppo molto bello di 16 persone, di 14 persone scusate, molto ben assortito, motivati eccetera. E Carmen, che è la gestrice di questo albergo, ha capito perfettamente come utilizzare questo nostro metodo per un suo scopo, ovvero quali sono gli asset che ha messo in gioco. Ha la conoscenza e le relazioni col territorio, per cui la storia che sta per essere, cioè la sta mettendo a punto in questo momento perché il corso è stato fatto da poco, è la seguente. Praticamente dovete sapere che a Sondrio c'è un festival che porta tutto il mondo a parlare delle destinazioni di tutto il mondo, Sondrio Festival. In questo caso immaginano di fare Valtellina Festival, in cui il turista viene al festival, ovviamente non esiste il festival, è un gioco, e ha lo scopo di conoscere la Valtellina e poi raccontarla e dirla, ok? Allora vengono in bicicletta, lei ha preparato fuori dall'albergo tutta una serie di incontri, una trentina di persone che lei conosce, chi ha la stalla, chi ha il vino, chi ha la cantina, e i gruppi di turisti vanno a intervistare, a fare foto alle persone, finalmente vanno a fare una bella mangiata, una grigliata, però in costume, dove il personale dell'albergo è attrezzato per fare un pranzo tipico. Quindi anche il pranzo diventa l'esperienza di cose tipiche, spiegate, eccetera. Alla fine si ritrovano in albergo, nel fine settimana, quindi il sabato sera, e raccontano le foto, e poi ci sarà il sindaco o un assessore che viene e dà l'attestato a tutti quelli che hanno partecipato per dare lustro alla città di Sondrio, che li ha aiutati a mettere su internet tutti i loro post e le loro foto. Ecco, questa cosa alla nostra signora De Carmen costa zero, perché comunque lei avrebbe fatto la grigliata, comunque, ma è solamente reimpacchettare le risorse relazionali che lei ha nel territorio, portando i turisti a fare una cosa bellissima, perché il posto è veramente bello, utilizzando il suo albergo come punto di dormitorio, diciamo di dormire, scusate, non di dormitorio, di dormire, e come punto di convegnistica per tirare le fila di questo pseudo festival. Ecco, e questa cosa la racconto perché veramente ritengo che la Carmen ha capito perfettamente come portare valore, che porta acqua alternativa, perché nessun Airbnb potrà mai fare una cosa di quel tipo, perché lei ha messo in gioco tutti gli asset aziendali. Quindi, cari signori degli alberghi, imparate da Carmen o da noi o da qualsiasi altro che vi insegni, e fate dei prodotti che non costano di più ma rendono più attrattivo la sosta presso il vostro albergo, così la gente non va in Airbnb ma viene da voi.
Allora, finito Volevo questo. dare la parola ad Angelita, dalla Sicilia, che voleva raccontare brevemente l'esperienza che sta facendo. Angelita è una nostra operatrice Artes. Se Angelita, buonasera, ci ascolta. Assolutamente sì, ciao a tutti. In modo estremamente sintetico, perché poi darò la parola ad Ausilia Guccione, che ha chiesto di intervenire. Volentieri. Intanto, ecco, buonasera a tutti, sono catanese e sono una coach professionista. Ho collaborato con diversi brand, adesso sono tornata in Sicilia e sono il referente Artes per il territorio appunto nostro siciliano. E mi è piaciuto molto Artes, ho aderito a questo mondo perché sono rimasta particolarmente colpita dal valore che viene dato alla persona e poi alla creazione proprio di valore sociale, quindi, allo sviluppo integrato che è previsto proprio all'interno del mondo Artes. In Sicilia abbiamo già sviluppato dei progetti molto importanti e interessanti, per esempio uno ad Cireale con la Fondazione Città del Fanciullo e con il Vescovado, con il quale appunto c'è questa collaborazione, all'interno del potenziamento del loro progetto, del Parco Ecclesiale della Cultura. E lì abbiamo organizzato un percorso formativo che ora dà sbocco commerciale e stiamo preparando 12 persone del territorio alla professione dell'operatore del turismo esperienziale. E queste storie sono già in commercio, le sto divulgando io, mi sto occupando di appunto commercializzarle e i tour operator veramente sono entusiasti di questo tipo di offerta, proprio perché la trovano professionale. Molto E bene. aggiungo altre due piccole esperienze, due esperienze, una di diverse proloco che mi stanno già chiamando. E sono interessati a sviluppare dei percorsi che sono utili per i loro associati perché creano posti di lavoro e poi anche per dare un'offerta turistica innovativa e professionale. E Perfetto. inoltre, Grazie ok, Angelita. È chiudo. esemplificativo anche di come per tanti nostri interlocutori sia possibile attivarsi e relazionarsi con i vari interlocutori locali per promuovere il turismo esperienziale, quindi l'incoming nel territorio. Darei la parola a Pia Accardo se, per fare la domanda. Pia, buonasera. Domanda era solo se, come questa signora Angelita, è possibile avere una piccola lista di queste persone che già lo fanno, così potremmo subito iniziare, anche se so che state sviluppando un prodotto nazionale, però se c'è qualcuno che già lo fa, se possiamo partire in quarta, così almeno possiamo Certamente, offrire la nostra qualcosa di rete è diverso. fatta di tanti operatori già diciamo formati e che hanno messo a punto già prodotti o tanti altri che volessero attivarsi e quindi il piacere di rimanere in contatto. Poi tramite email, tramite il nostro sito ci attiviamo molto volentieri. Stupendo, Chiederei grazie. quindi grazie Maria Pia e speriamo di incontrarci e vederci presto, di lavorare insieme su questi Certo. che Maurizio ci ha proposto, estremamente affascinanti. Io sono qui a Bari, in Puglia, e anche qui siamo attivi sulla stessa lunghezza d'onda. Chiederei a Iride Pansera, o Pansera, chiedo scusa, di poter intervenire. Buonasera. Ciao Pia, grazie. Grazie. Iride? Sì, buonasera di nuovo, ciao Ettore, buongiorno Maurizio, noi ci siamo già conosciuti con Maurizio a Genova, se ricorda, perché sono allieva di enogastronomia e valutazione del territorio, valorizzazione del territorio con i professori Umberto Curti e Luisa Puppo. Quindi venne a fare un webinar diciamo, pomeridiano qui da noi. Per quanto riguarda diciamo, la mia esperienza col turismo esperienziale, l'ho avuta diverse volte, non perché mi ci abbiano portato, ma perché mi ci sono portata e ho portato altre persone con me, perché comunque qui, tanto all'estero, in Messico, che qui in Liguria, dove non mancano le occasioni per poter
proprio vivere queste esperienze molto belle. Infatti è capitato per uno dei vari viaggi nel Medioevo a Finale Ligure, dove portai appunto delle persone francesi a vedere questo bellissimo festival e improvvisamente non mi videro più perché mi trovavano sul banco degli imputati, dove venni praticamente poi condannata per stregoneria a fare 6 giri di ruota. Quindi tutto molto bello. Quello che chiedevo è che, siccome con molta probabilità diventerò consulente di viaggi online, sto aspettando di ricevere un finanziamento che mi permetta di aprire la piattaforma e il blog. E siccome già questo tipo di metodologia di vendita prevede dei pacchetti che sono già realmente personalizzati, tanto per agenzie di viaggio, per clienti diretti, come includere in questo caso quello che ho voluto chiamare un bouquet de ton propre rhum préféré, cioè un pacchetto fatto appunto su misura, cucito addosso al nostro cliente, che sia proprio il suo e che gli faccia, abbia l'aroma di quello che lui preferisce, dell'esperienza che avrebbe già un'idea di provare, oppure possiamo noi insegnargli co che cosa potrebbe un giorno sperimentare e vivere, emozionandosi. Molte grazie Iride, do la parola a Mirko in modo tale che poi a Maurizio il compito di chiudere. Nel frattempo Mirko ci ascolti? Sei in linea? Sei pronto per la Sì, domanda? pronto. Sì, Perfetto, vorrei salutare almeno due dei nostri ospiti partecipanti a questo webinar internazionali, Anna Ines dall'Argentina e un'altra nostra amica dagli States. Prego Mirko. grazie, molto gentile, saluto tutti. E volevo semplicemente chiedere, visto che nel caso proposto con la Regione Veneto è fondamentale anche la presenza delle istituzioni, ma soprattutto, come ho risposto anche nel sondaggio, io quello che vedo è proprio un po' la mancanza del soggetto istituzionale, insomma, che riesca a capire e anche diciamo, a essere consapevole a volte delle potenzialità che può avere il genius loci, quindi cosa può esprimere il suo territorio. In questo caso, quali sono i suggerimenti per coinvolgere appunto questi soggetti? Grazie mille. Bene, ancora grazie Mirko. La parola a Eleonora Uccellini e si prepara Rosemarie Misca per completare questo giro di domande. Allora, buon pomeriggio a tutti. Io mi collego da Reggio Calabria. Avevo chiesto come è possibile, forse in Calabria, se non ricordo male, non ci sono operatori Artes o comunque non ci sono progetti direttamente in Calabria. E mi chiedevo come fosse possibile collaborare con Artes, perché comunque l'argomento mi interessa moltissimo. Io ho un bed and breakfast e cerco di diciamo, indirizzare i miei ospiti a. Non solo a visitare il territorio, ma anche ad avere delle esperienze alternative, però diciamo, mi piacerebbe avere delle competenze in più o comunque poterli indirizzare a progetti che magari oppure come possiamo metterli in atto, ecco. Molto chiaro, molte grazie Eleonora. Senz'altro Maurizio ti darà risposta. La parola allora a Rosemarie Misca. Buonasera Rosemarie. Grazie Ettore, grazie Maurizio, è stato molto interessante questo vostro webinar. Io sono impiantata a Lecce, sono tedesca e vivo da 30 anni qua, un po' di più, amo questa città, ho iniziato a collaborare con Artes, sono contentissima, credo che si possano fare tante belle cose, tantissime emozioni per tutte le culture, per tutte le persone che vogliono espandere, che vogliono vivere emozioni forti, meno forti, comunque esserci e non avere, per parlare con le Grazie. parole di Maurizio. Grazie Grazie. Rosmarie. Colgo l'occasione per dire che a maggior ragione per i nostri amici tedeschi, oltre che per noi italiani, con l'esclusione dei mondiali bisognerà lavorare molto per farvi contenti quest'estate con le storie a testa. Quindi, grazie a tutti coloro, purtroppo non posso dare la parola ad altri, ma non mancheranno occasioni di incontro. Ricordo poi a tutti che tramite email possiamo sentirci anche tramite il nostro sito. La parola a Maurizio per le risposte alle domande e una conclusione. Sì.
Allora, intanto ringrazio tutti per le domande e cerco di rispondere velocemente, sapendo che gli argomenti avrebbero bisogno di un colloquio, di una conoscenza, anche perché ho imparato, perché no, anch'io non sono nato imparato, vivendo si impara, ho imparato che quando si approccia il territorio bisogna avere un approccio laico ma anche adattabile. Perché non puoi arrivare con schemi rigidi. Quindi, qualche volta dico che invece di una rete bisognerebbe fare un agglomerato. L'agglomerato è una cosa più confusa, perché poi ogni situazione dipende dalle persone, dalla cultura del posto, dalle condizioni, per cui non si può fare di ogni erba un fascio, però certamente aver fatto tante, esperienze può aiutare. Allora, la prima domanda è, come coinvolgere le istituzioni. Quando uno si propone da solo, o è lui il sindaco o fa fatica a avere presa. Quindi è chiaro che presentarsi avendo alle spalle una visione, una mission, un'organizzazione con idee, si spera chiare, eccetera, aiuta molto. Poter dire guarda che lì l'hanno già fatto, guarda che lì stanno facendo, parla con quel sindaco, parla con quell'assessore, ecco, avere questa rete. In un processo che comunque sappiamolo richiederà anni, non è una roba che si risolve in 6 mesi, qua ci vogliono anni per portare un sistema Italia a fare qualcosa di nuovo, integrato, sistemico. Ecco, posso raccontare una ultima esperienza che ho vissuto, così può essere un esempio. Mi ha chiamato un gruppetto di un'associazione a Vigevano. Vigevano, tra l'altro, io abito a Milano, è abbastanza vicino. E loro hanno già, come dire, lavorano, non sono specialisti del turismo, però amano il territorio e sono specializzati nella comunicazione, nel marketing, nella gestione degli eventi. Non ci è voluto molto per capire che eravamo assolutamente integrabili e abbiamo auspicato che loro possano, pur essendo una realtà autonoma, ma collaborare e noi collaborare con loro per dar vita a qualcosa insieme. Per cui ho dato la mia disponibilità, ma se non sono io, può essere Ettore Abari, Angelo che saluto che sta nel Veneto, Imma che sta in Basilicata, cioè abbiamo persone in molte regioni d'Italia che ci possono rappresentare e possono intervenire, andare a fare una conferenza o un seminario. Per cui loro conoscono il sindaco e conoscono per esempio che cosa? L'anima di Vigevano. Qual era l'anima di Vigevano, a parte la piazza che è meravigliosa? Le scarpe. A Vigevano, sapete, c'è la Moreschi, ci sono, come dire, la scarpa, la bella scarpa è anche di Vigevano, per cui coinvolgeranno anche le imprese in una piccola conferenza, in un piccolo seminario in cui noi che abbiamo già vissuto esperienze, cose, eccetera, racconteremo questa visione che stiamo raccontando a voi. E di solito vediamo che questa convince. E quindi ecco che il sindaco, se magari non era molto convinto, però gli piace e con tempi a volte veloci, a volte meno veloci, le cose avvengono. Quindi il punto è mettere insieme tutti coloro che in uno spirito non di prendere ma di dare, quindi ci vuole gente generosa, ma non nel senso dei danari, ma nel senso dell'anima, quindi gente che ama la propria terra, che ha voglia, che ha la caratteristica per lavorare con gli altri, non tutti sono capaci. Ecco, perché fare rete in Italia è difficile, quindi cercare queste persone speciali e i miracoli succedono. Noi siamo partiti che non esisteva niente, diciamo che adesso non è che esiste chissà che cosa, ma sicuramente cominciamo a essere conosciuti e non è conosciuto solo Maurizio, è conosciuto tutti coloro che vanno e presentano un'idea di cui sono protagonisti, cioè noi stessi siamo una storia da vivere insieme, cioè il progetto Artes è una storia da vivere insieme, che mette insieme anima, eccetera. Guardate, oggi una collaboratrice mi ha scritto: guarda Maurizio, che a me non interessa lavorare qui con voi per i soldi, eccetera, mi interessa lavorare perché siete voi. Ecco, questa è la cosa più bella che poteva dirmi. Quindi, ecco, non so se ho risposto a questa domanda, ma bisogna cercare di mettersi insieme, di collaborare, se si ha un po' quest'anima dove ognuno mette quello che ha. Allora succede il miracolo, noi diciamo che insieme possiamo fare quello che non possiamo da soli. Ecco, con quest'anima qui, diciamo, saremo un po' matti, ma abbiamo pensato che si possono spostare le montagne.
Ecco, riguardo la Calabria, ecco, in Calabria abbiamo avuto diversi contatti anche con delle realtà abbastanza presenti, però non si è materializzato niente. E siccome noi non abbiamo fretta di convincere nessuno, se qualcuno ha voglia di collaborare in qualche modo, sentiamoci magari in un altro momento e vediamo che cosa si può fare. Ecco, qualche volta si può fare poco, qualche volta si può fare tanto, ognuno mette, come dire, il cuore, e ogni sassolino, ogni goccia fa il mare. Quindi volentieri, adesso ho perso, non mi sono segnato il tuo nome, ma se vuoi ci possiamo risentire e vedere come poter fare una collaborazione in Calabria. Ecco, allora diciamo che concludendo questo intervento avremmo voluto far intervenire anche altri colleghi per far raccontare brevi cose che stiamo facendo in giro, però avete capito, noi siamo un po' un progetto di rete. Sì, abbiamo costituito anche l'azienda, come dicevo, è una società benefit, però viviamo di aggregazione, di collaborazione, quindi rinnovo a tutti voi l'invito, chi ha piacere di collaborare a vario titolo, si faccia avanti, ci scriva e uno di noi si mette in contatto e poi vediamo che cosa si può fare. Abbiamo i corsi, ecco, tra l'altro faccio un po' di pubblicità, in questo momento abbiamo un po' una promozione, per cui se andate sul nostro sito trovate anche dei prezzi un po' particolari. Abbiamo a Firenze, abbiamo un corso appunto a Firenze in Valsugana, dove l'APT Valsugana ci ha chiamato, ci ha chiesto di diventare il nostro punto di riferimento nel Trentino, e quindi stiamo organizzando insieme con loro questo corso con tanta simpatia e amicizia. Ci sono imprenditori che si stanno avvicinando, abbiamo un imprenditore in Sicilia, appunto, non so se Angelita l'aveva detto, che ha la figlia che vuole fare turismo e dice: ma affido mia figlia a voi. Ecco, quindi facciamo, adesso noi non è che ci occupiamo di startup, però il concetto è che tutti noi abbiamo un po' di competenze, le mettiamo insieme e ne caviamo meglio che non ciascuno da solo. Allora, ridò la parola a Ettore e ringrazio veramente tutti e vi chiedo scusa se siamo stati un po' lunghi, purtroppo l'argomento è vasto. Do la mia disponibilità e di tutti quelli del nostro team per approfondimenti, ci scrivete, ecco qui in fondo, ecco, fatemi fare solamente uno slogan finale e poi, ecco, no? Ecco, questa è una foto a Matera. Allora, con lo Story Living Artes l'Italia può far felice tutto il mondo. Ora servono gli italiani, quindi noi non possiamo fare niente se non arrivano persone che insieme con le quali possiamo fare cose che da soli non possiamo. Per cui grazie ancora a tutti. Ecco, qui sotto c'è l'indirizzo di posta elettronica di maurizio.testa@progettoartes.it. Grazie a tutti voi e comunque al di là che collaboriamo oppure no, spero che questo webinar sia stato utile e che e comunque ognuno ne abbia ricavato dei pensieri, delle riflessioni utili per il proprio contesto specifico. Io penso anche a nome di tutti di ringraziare te Maurizio per questa cavalcata sui temi chiave del nostro progetto, l'approccio di mercato, le metodologie, soprattutto i valori e quello che vogliamo essere come rete insieme. Qualcuno ci ha ringraziato commentando Pure Passion e quindi effettivamente ci hai appassionato a quello che è il lavoro quotidiano di ciascuno di noi e quello che potrebbe essere per tanti altri amici che vogliono lavorare con noi. Io ringrazio, ricordo che questo è l'ultimo webinar prima dell'estate, auguro a tutti una buona estate. I webinar l'anno prossimo ripartiranno da settembre e sono sempre un'occasione di dialogo e di formazione continua per chi vuol fare del turismo esperienziale e vuol lavorare per la valorizzazione dei nostri territori in chiave turistica, secondo i valori che Maurizio ci ha molto bene raccontato. Buonasera a tutti e grazie e arrivederci. Grazie ancora a tutti, in bocca al lupo e buona estate. Grazie ancora.